Se mi vedi ad una festa dimmi bella, dillo. Se hai bisogno di un sorriso allora guarda, dillo. Da Milano a Pavia, da Torino a Piacenza, da Lodi a Novara, da Imperia a Semia. Se mi vedi ad una festa dimmi bella, dillo. Se hai bisogno di un sorriso allora guarda, dillo. Un amico è sempre gratis, ne abbiamo quanti vuoi. Qui l'invito è aperto a tutti, dai diventa uno di noi. Carissimi, ben ritrovati ad una nuova puntata di Dillo in Cucina. Siamo a Pavia e ci aspetta Giulia. Andiamo. Ciao. Ciao, ciao. Ed eccoci a casa di Giulia, ciao cara. Ciao. Allora, quanti anni hai? Sei di Pavia? Sì, sono di Pavia, ho 28 anni. Però lavoro a Milano in una società di consulenza. Hai capito, poi ci racconterai bene sì, quello che combini nella vita. Però siamo qui per Dillo in Cucina, cosa ci prepari? Allora, facciamo degli spaghetti di zucchine con un sugo di carote, rucola e ricotta salata. Ah, quindi una ricetta molto vegetariana. Sì, non sono vegetariana però. Ci sta però, ogni tanto bisogna gustoso, spaziare. E poi in realtà è vero, sono cose piene di gusti. E allora cominciamo, e naturalmente da cosa possiamo cominciare se non che dagli ingredienti. Dosi per una persona: 2 zucchine, 1 scalogno, 2 carote, un po' di rucola, un po' di ricotta salata. Allora Giulia, io te lo dico, non vedo l'ora di utilizzare questo archibugio medievale che ancora devo capire che cos'è. Però tempo al tempo. Allora, innanzitutto da che cosa cominciamo? Cominciamo dal sugo, facciamo sbollentare le carote che io ho già fatto sbollentare perché almeno mi sono portata avanti. Okay. Facciamo soffriggere un po' di scalogno, poi gli mettiamo le carote e copriamo con un po' d'acqua finché non si ammolliscono. Bene, allora come dicevano i francesi, au travail. Naturalmente se hai bisogno di me io sono un assistente perfetto. Perfetto. Tranne che per questo voglio vedere come te la cavi. Buon lavoro! Tu sei una di quelle che lacrima quando taglia la cipolla. Ma la cipolla, questo è scalogno, quindi no. Ho capito, sempre a puntualizzare. Perché mia nonna mi ha insegnato che quando si taglia la cipolla bisogna bagnare il coltello sotto l'acqua. Me l'aveva detto qualcuno una volta, non mi ricordo chi. E mia nonna era, non te lo ricordi più. Così, sa tutto. E sai invece come si fa a far andare via la puzza di cipolla dalle mani? No. Le passi sotto l'acqua. Senza strofinarle, così. Hai capito? E va via tutto. Adesso senti. Funziona. Provate, provate, provate. Prova, assaggia. Facciamo un soffritto con lo scalogno, un po' d'olio. Nel mentre del soffritto, con l'acqua che bolle, finalmente è arrivato il momento dell'attrezzo. Facciamo gli spaghetti. Ok. E tu mi aiuti. Va bene. Allora, puliamo le zucchine. Come al solito, le ho già lavate. Questo è particolarmente complicato. Però non ne ho mai visto uno in vita mia. Sono proprio curioso. Ma è una grattugia alla fine. Un po' particolare. È una grattugia alla fine. Però ce ne sono anche di più piccoli e comodi. Quindi okay. Se vuoi, se poi ti piacciono, se vuoi te lo puoi anche comprare. Tu dici, sì. Intanto vediamola all'opera, poi vedo. Notasi il posizionamento della zucchina. Perfetto, che va ad inserirsi in questo aggeggio. Lo fissiamo bene? Perché non si deve spostare. C'è anche le ventose! Certo. È tostissimo questo coso. E adesso giro. Hai capito! Si fanno gli spaghetti. Ma è spaziale! Vedi la tecnologia. Tu pensa a farla a mano un lavoro del genere. È impossibile farla a mano. Però adesso scusami, facciamo cambio perché sono curioso. Ok. Allora. Voilà. Ok. Voilà. Bene.
E ti aiuti con questo? Mi aiuto con questo. E io te lo tengo perché sono gentile. Spingi, spingi. Ma devo proprio... Sì, sì. Bravo. E ci puoi fare di tutto con sto affare? Sì. Sembra che stiamo a fare la pubblicità del... la televendita. Hai capito? Come ho fatto a vivere fino ad oggi senza un affare del genere? Si possono fare anche di carote, di patate, di quello che vuoi. Hai capito? Però le zucchine si presta. Ma poi come esce lì tutto? Un po' più forza però un ci devi mettere. Un po' più di forza. Sei un po' deboluccio. E no, che ho paura di rompere tutto. Questa è la verità. Quando si dice ridotta all'osso. Povera zucchina, che brutta fine. Intanto adesso mettiamo le carote per fare il sugo. Le facciamo un po' soffriggere con lo scalogno e poi le copriremo con l'acqua. Ok, adesso le zucchine le mettiamo in uno scolapasta con un po' di sale, che così perdono l'acqua. Un po' come le melanzane. Vedo che continui la tua opera di sminuzzamento, diciamo così, perché il risultato finale che vuoi ottenere qual è? Esatto, deve diventare un purè, quindi insomma si sminuzzano, certo, come dici tu, e poi piano piano con una forchetta le schiacci e poi vedrai alla fine diventeranno un purè. Però ci siamo quasi, eh? Abbiamo aggiunto anche un po' di pepe nero, tutto questo per dar gusto. Però mi dicono che tu sia molto brava anche con i dolci. Sì, lo so, lo ammetto. Lo ammetto. Lo ammetto. Però sai, comincia a far caldo, il forno non lo accendo è più tanto volentieri. E poi uno torna, sì, da Milano, ha lavorato tutto il giorno. Bravo, infatti. E poi è ora di cena, quindi. Ma ti piace anche il cake design, come si dice oggi? Allora, mi piace da fare, ma non da mangiare. Sai che io condivido questa teoria, è molto bello, è molto vedersi. Bello da vedersi, ma da mangiare secondo me è un po' troppo, ecco, per i miei gusti, eh. La prossima volta torta al cioccolato, categorica, io ve lo dico. Nel mentre le zucchine hanno raggiunto l'aspetto desiderato. Esatto, sono umidine, vuol dire che hanno buttato fuori tutta l'acqua. Perfetto. Quindi adesso le bolliamo. In acqua salata? Acqua salata bollente. Quindi come se fosse pasta. Esatto, però le facciamo cuocere proprio un minuto. Ah, quindi una sbollentata rapida. Velocissime, sì, okay. Sennò si sciolgono. Sembra proprio degli spaghetti. Sì, e sentire che buoni. Ok, questo lo spegniamo. Allora, ne mettiamo un po' da parte, così possiamo far saltare gli spaghetti e il rimanente lo mettiamo sopra.
È il momento dell'impiattamento. Adesso per finire aggiungiamo un po' di rucola crudo e una grattatina di ricotta salata. E voilà, la cena è pronta anche per stasera, però rivediamo gli ingredienti. Dosi per una persona: 2 zucchine, 1 scalogno, 2 carote, un po' di rucola, un po' di ricotta salata. E voilà, è tutto pronto. A questo punto non resta che sedersi a tavola e godersi una buona cena, sana e leggera, per lavarsi anche un po' la coscienza, di la verità. Infatti. Benissimo, se volete fare come Giulia, proponeteci le vostre ricette, i nostri contatti sono in sovraimpressione. Avete qualche specialità? Noi veniamo da voi e la cuciniamo insieme. Ci vediamo alla prossima e come sempre, se hai qualcosa da dire, dillo, ma dove? In cucina. Ciao. Bella, dillo, se hai bisogno di un sorriso allora guarda, dillo, da Milano a Pavia, da Torino a Piacenza, da Lodi a Novara, da Imperia a Semi, meglio di una festa dimmi bella, dillo, se hai bisogno di un sorriso allora guarda, dillo, un amico è sempre gratis, ne abbiamo quanti vuoi, qui l'invito è aperto a tutti, dai diventa uno di noi.